Un'ulteriore tecnica che possiamo utilizzare con la nostra Giulia, sempre un dolore, una lombalgia acuta, aspecifica, bilaterale o unilaterale, è quella di introdurre sin da subito che cosa? L'esercizio terapeutico. Ok, che tipo di esercizio terapeutico e per quante volte deve essere fatto l'esercizio terapeutico? Per tante volte, se utilizzassi un lettino normale mi stancherei a forza di fare l'esercizio. In questo caso invece diciamo io applico veramente pochissima forza e quello che posso chiedere al mio paziente è questo, un'attivazione magari del multifido e chiedere al mio paziente di andare in estensione e io torno in avanti, quindi va indietro. Ok, attiva e torno, vado e torno, e io con la mano sensitiva vado a valutare il grado di attivazione e molla, e poi da lì continuare con il mio trattamento. Faccio 1-2 minuti di trattamento e di nuovo, boom, andare a richiedere attivazione sin da subito del multifido. Nulla mi vieta di prendere le gambe del mio paziente e farle ciondolare fuori dal lettino per guadagnare un'ulteriore flessione lombare laterale. E da qua andare a applicare sempre una lateroflessione o addirittura andare a lavorare in rotazione. Posso combinare un trattamento articolare insieme a un trattamento poi miofasciale, quindi magari andrò a lavorare sia a livello articolare ma anche andando a mobilizzare i tessuti miofasciali.